Tutti da Londra e Pinguin, alle mie spalle come potete vedere è la statua del capitano Cook, scopritore dell'Australia, ed è perché è proprio di capitani che voglio parlare oggi. Mi è appena arrivata la notizia bomba che, attenzione, Samir Handanovic è il nuovo capitano dell'Inter. Ragazzi, Icardi finalmente, dopo settimane e settimane di fuoco in cui è successo veramente di tutto, c'era un clima veramente strano in casa nerazzurra, perde la fascia di capitano che passa, devo dire, meritatamente a Samir Handanovic, che è stato un grande portiere per tanti anni, ha secondo me ha più presenze di Mauro Icardi con l'Inter ed è sicuramente protagonista di un'ottima stagione e soprattutto non sta dando fastidio con problemi, ecco la polizia che passa alle mie spalle, con problemi di rinnovo contrattuale e cose così. Quindi secondo me Samir merita questa fascia pienamente, però il problema è un altro, il problema è che questo cambio a metà stagione, in un momento già complicato e teso per l'Inter, con problemi che ogni settimana se ne sentono di nuove, problemi da tutte le parti, giocatori scontenti, la squadra che non gira, un allenatore con la spada di Damocle sulla testa. Occhiolino Marmotta che è appena arrivato e sembra che non si capisce se è lui che porta sfigo, se sta facendo casini o se semplicemente non è adatto il suo rigore in un posto che è un caos completo come l'Inter. Notizia che mi ha lasciato di stucco, io non l'avrei fatto, io avrei resettato tutto a fine stagione, vendendo Icardi e dando la faccia a qualcun altro. Comunque ormai la decisione è stata fatta, vedremo cosa succederà. Notizia shock oggi, Handanovic è il nuovo capitano dell'Inter.